quello che cerchiamo oggi di far attenzionare alla politica, alle istituzioni accademiche e senz'altro il malessere psicologico che si diffonde sempre più tra i nostri colleghi e le nostre colleghe, ma soprattutto il fatto che questo malessere psicologico è in realtà letteralmente un sintomo di quella che è il sottofinanziamento strutturale del comparto dell'università e della ricerca in Italia. Prospettive di carriera a dir poco incerte, impossibilità di formare una famiglia, di programmare il proprio avvenire, di pensare il futuro addirittura, sicuramente delle borse di dottorato e dei compensi anche per il postdoc che non sono più sufficienti a sostenere l'inflazione, il caro affitti, sono tutti elementi che concorrono a far sì che i giovani e le giovani più qualificate che abbiamo nel paese siano in una condizione di precarietà e di difficoltà appunto materiale e immateriale, quindi anche di malessere psicologico, che noi diciamo lede non solo le nostre vite ma anche la qualità della ricerca in Italia e la sua competitività internazionale. All'inizio del mandato di questo governo la ministra Vernini aveva deciso di non applicare il contratto di ricerca insomma prodotto dalla vecchia legislatura. Un anno l'Accademia è in balia di decisioni che non arrivano. C'è l'impossibilità di programmare tutto il comparto del preruolo perché c'è un'incertezza sugli strumenti che si possono utilizzare per pagare e sostenere il lavoro di ricerca, inquadrarlo giuridicamente e dignitosamente. L'assegno è stato condannato dall'Europa, è uno strumento iniquo che appunto è terribilmente discontinuo, con un importo che non consente di vivere nelle maggiori città italiane ed è un unicum nel panorama del postdoc internazionale. Il postdoc è un momento molto difficile, in generale nel mondo. Nature, tutte le testate specializzate ci ricordano quasi settimanalmente che è un periodo della vita del ricercatore e della ricercatrice molto difficile. L'Italia deve prendere delle decisioni intorno a che cosa fare di questo momento difficile, deve prendere delle decisioni intorno a come finanziare la ricerca con un contratto dignitoso e una prospettiva tutto sommato comparabile a quella che hanno i nostri colleghi in Europa. La ministra Bernini per ora ha prorogato gli assegni di ricerca fino a luglio, noi ci aspettiamo appunto certezze intorno all'attuazione del contratto, devo dire soprattutto certezze intorno al finanziamento di questo strumento perché ha risorse immutate, è impossibile pensare che contratti dignitosi si diano finalmente ai lavoratori e alle lavoratrici della ricerca. Però ci aspettiamo in realtà forse un po' di più, ci aspettiamo una visione che ci dica di quanto personale ha bisogno l'università, di che tipo di personale ha bisogno e quindi di un reclutamento ciclico e ordinario che permetta a tutti e tutte noi di contribuire alla scienza, ma contribuire anche alla sostenibilità dei nostri percorsi individuali e collettivi all'interno dell'Accademia, assicurando anche una docenza di alta qualità e appunto una competitività internazionale su bandi importanti che chiedono anche tempi lunghi di raccolta dati, analisi dati, tempi lunghi del lavoro di ricerca incompatibili con l'intermittenza dell'assegno.